Prova, prova. Stiamo preparando l'intervento di Ivan per il freelance No, day. fai proprio una faccia da coglioni. Abbiamo già la prima slide, che non si legge. Ma sì, La insomma, ripasso adesso, pennarello. adesso partiamo da qua e andiamo avanti. Non registrato, abbiamo abbozzato le slide, fatto lo schema delle slide dell'intervento di Ivan. Ivan, vuoi venire a dire qualcosa o parlo io per te? Allora, io faccio un intervento su email giuste alle persone giuste con WordPress e MailChimp. La cosa più complessa, come sempre, è prendere una roba così un po' tecnica, un po' da tutorialone e farla diventare interessante per chi se la guarda dal vivo, tra l'altro alle 5 e mezza, quindi alla fine della giornata, tutti cotti, e invece di mettere al centro la questione tecnica, o qualunque altra cosa del genere, mettere al centro il loro che problema hai, perché devi risolverlo in questo modo, qual è la tua esigenza in questi casi. E, boh, secondo me ci siamo riusciti abbastanza bene, io non ce l'avrei mai fatta da solo. Pensavo di raccontarvi come facciamo noi quando dobbiamo preparare un intervento, uno speech, un talk, chiamatelo come volete. Le cose che vi racconto sono frutto un po' dell'esperienza, un po' soprattutto del fatto di aver fatto con Tatiana Cazzaro due cose, un corso proprio sul public speaking. È una giornata con lei in cui abbiamo preparato un mio intervento e lei mi ha insegnato un sacco di cose, nello specifico, riferendosi agli errori che faccio di solito quando preparo un intervento, e quindi andando a correggere quelli, poi ho imparato un sacco di robe. La prima fase della preparazione di un intervento è immaginarmi una specie di viaggio che devo compiere, far compiere al pubblico che mi sta ascoltando. E questo viaggio va un po' immaginato come un percorso in cui ci prendiamo per mano, partiamo da qual è lo stato delle cose prima dell'intervento, ci immergiamo nel problema, capiamo quali sono tutte
le difficoltà di quel problema e ne usciamo con una soluzione, quindi lo stato mio e del pubblico alla fine dell'intervento è cambiato ed è migliore di prima. Quindi questo è quello che cerco di fare. Non sempre questo schema è applicabile. Ad esempio, in questo caso il mio intervento è molto tecnico. Parlerò del business manager per usare il business manager in modo sensato e non farsi prendere dal panico. Quindi questa sorta di viaggio dell'eroe in questo caso qua non è tanto applicabile perché voglio proprio invece scendere in robe tecniche, più un tutorial. Nel caso di Ivan è già più applicabile. Seconda fase è prendere dei fogli, fare un brainstorming e capire su ogni foglio che cosa mettere. Su ogni foglio va solo una roba. Se ti viene in mente una parentesi, una cosa da aggiungere, prendi un foglio, il foglio successivo, e in questo modo rapidamente hai una carrellata delle cose che vuoi dire. Per l'intervento di Ivan l'abbiamo fatta insieme questa fase, per il mio intervento l'ho fatta da sola questa stamattina. La terza fase è preparare effettivamente le slide con quei fogli, frutto di questo brainstorming, ed è quello che devo fare adesso. E poi provare lo speech. È un nuovo giorno, come si evince dalla nuova forma che prendono i miei capelli, che ormai hanno una vita propria. E ieri ho finito la bozza delle slide, oggi inizio a provarle. Volevo dire una cosa solo sulla parte grafica delle slide. Io non sono particolarmente, anzi, io faccio cagare nella grafica e le mie slide sono quindi super semplici, non hanno nessunissima pretesa. Però ho imparato che questo è un vantaggio, nel senso che concentrarmi in questa fase sulla grafica sarebbe solo una distrazione, una perdita di tempo, perché la cosa più importante di tutte è arrivare a provare il tuo speech prima possibile. Io quindi a questo punto inizio a provarlo. Oggi, tra poco mi metto di là, faccio delle prove da sola e poi quando mi sentirò pronta farò una prova davanti a Ivan che mi dirà come gli sembra. E mancano 2 settimane, credo, all'evento, più o meno sì. Quindi non dico che dedicherò 2 settimane a provare lo speech, ma di sicuro devo assicurarmi di usare benissimo quella mezz'ora e per usarla bene devo provarlo più volte possibili. Anche questa è una cosa che ho imparato grazie a Tatiana, perché io arrivavo sempre sotto evento praticamente senza aver mai provato il mio speech. E so che lo fanno in tanti e io mi sentivo anche abbastanza sicura di me facendo così. Poi in realtà ho scoperto che è solo un modo per arrivare ancora più agitati e soprattutto quando hai poco tempo è meglio provarlo per un casino di tempo, lo speech, perché quel poco tempo va usato saggiamente. Quindi meno fronzoli grafici, che è solo un vantaggio per me, e più tempo per scegliere le cose da dire. Le mie slide in genere hanno veramente 4-5 parole per slide oppure uno screenshot per slide, sempre per quel principio per cui devi dire una cosa per volta e chi ti ascolta deve capire poco a poco dov'è che vuoi portarlo. Se
Se invece aggiungi un botto di roba per slide, ciao, li perdi subito. E quindi super semplici. Le slide non sono importanti, sei importante tu che spieghi.